presidente D'Alfonso è arrivato alla fine qui a Sulmona prima al convegno su Ferrari e la statua di Ovidio, e in seconda battuta, come promesso ai manifestanti che l'aspettavano, è arrivato anche in aula consiliare. Che cosa dirà poi a queste persone? Intanto sono venuto per ascoltare, poi ci confronteremo sulla base di regole di verità e di civiltà, e poi seguiremo l'evoluzione di questo ulteriore pezzo di lavoro che facciamo. È fuori di dubbio che Sulmona ci sta a cuore e lo vogliamo dimostrare anche con gesti concreti. Io qui porterò la giunta regionale a fare un confronto con la giunta comunale di Sulmona e con una rappresentanza anche di cittadini. E per quanto riguarda il futuro del punto nascita, alla luce delle due risoluzioni? Ne parliamo in quella sede con giunta regionale convocata qui, giunta comunale e rappresentanza di cittadini. Qui lei sa che quel documento che è stato poi firmato poco dopo il Consiglio regionale ha gettato un po' in allarme. In quella frase, indietro non si torna, si è vista la volontà poi di continuare. Faremo con il percorso di chiusura. Qui, giunta regionale e giunta comunale. Ma c'è un'apertura?